Buongiorno e buona domenica a tutti quanti. Oggi iniziamo una serie di predicazioni che forse è la serie più importante che abbia mai scritto, che durerà non so quanto, 4, 5, 6, no? Dipende da quanto c'è da dire. E su questo argomento c'è da dire veramente tanto. Oggi cominciamo una serie di pregazioni sul perdono. Il perdono, assieme alla croce, è il fondamento di quello in cui crediamo, è il fondamento dell'essere cristiani. Il centro della cristianità è concepire la croce, concepire il sacrificio di Gesù e conoscere che cosa significa il perdono. Noi siamo figli di Dio semplicemente perché siamo stati perdonati. Se noi non fossimo stati perdonati, non ci troveremmo qua, non saremmo figli di Dio, non avremmo accesso a Dio. Per cui è fondamentale capire che il perdono di Dio è una grazia che ci salva, è una cosa immeritata, perché abbiamo ricevuto il perdono da Dio. Vorrei fare però partire da una domanda piuttosto che parlare. Questa sarà piuttosto che una predicazione, sarà una chiacchierata di introduzione a tutto quello che avverrà nelle prossime predicazioni. Vorrei chiedervi di esprimere, di dirmi che cosa significa per voi perdonare. Nel senso, non pensate al perdono di Dio per voi, ma pensate al perdono di voi che perdonate qualcheduno o di qualcheduno che perdona voi. Cercate di dare una definizione. Vi faccio un esempio: perdonare per me significa ritornare assieme, perdonare significa per me cancellare il passato. Ok? Allora, come definite perdonare? Qui voglio le vostre voci, eh? Allora, perdonare è come definite la cosa succede quando perdonate qualcuno? Non succede niente, per cui non avete mai perdonato qualcuno, però vi servono proprio queste serie di predicazioni. È fatica. Allora, dopo è gioia. Perdonare è faticoso più gioioso, senso di libertà. Come? Senso di libertà. Senso di libertà. Senso di libertà. Ok. Sentirsi più liberi della coscienza. Avere una coscienza libera. To have free conscience. Feel free to say something in English, come on, translate. What does it mean to you guys? Ok. Altri? Qualcun altro che vuole contribuire? There's peace in the heart. Pace nel cuore. Pace nel cuore. Lasciare andare. Interessante questo. Altro? Ok, ci stiamo. Allora, per la nostra chiesa di oggi, perdonare è sia faticoso sia gioioso. Dà un senso di libertà. Si ha una coscienza libera, è avere pace nel cuore e è lasciarla andare. Queste sono le definizioni nostre. Allora, sono accurate queste
secondo quello che dice la Bibbia. C'è un solo modo per perdonare le persone? Perdonare è una maniera sola? C'è una strategia con cui si perdona? Oppure ci sono più strategie? Allora, volevo partire subito da cosa significa perdonare. Allora, e funziona in tutte e due le lingue, sia in italiano che in inglese, perché in italiano è perdonare, che viene dal latino, donare, concedere, dare, più il rafforzativo per cui concedere, donare totalmente, completamente. In francese, in spagnolo, in portoghese è sempre la stessa parola. In inglese e in tedesco e in olandese la parola è più o meno, in inglese, la dico soltanto in inglese perché in tedesco non m'azzardo, nemmeno in olandese, è forgive, che è lo stesso concetto, perché la traduzione viene dal germanico forget, che significa give, gate, dare, for, rafforzativo. Per cui anche in inglese, tedesco e olandese perdonare è dare completamente, dare in maniera totale. Allora, questa è la definizione che dà il mondo, che abbiamo sintetizzato noi. Vedete che già qui c'è un concetto fondamentale: chi perdona dà, cede qualche cosa in maniera completa, tutto quanto. Questo però sono le parole del mondo: forgive, perdonare. Come sono i termini nella Bibbia? Allora, a seconda delle Bibbie che voi abbiamo, nella Bibbia che usiamo normalmente nella Nuova Rivenuta, la parola perdonare c'è più o meno 143 volte, di cui 85 nell'Antico Testamento e 58 nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento ci sono due parole per perdonare. Una è salah, che significa proprio perdonare, è la parola detta, e un'altra è nasha, che significa sollevare, elevare, far risalire. Nel Nuovo Testamento invece la parola perdonare ce n'è una sola, è apeimi, che è greco, che significa liberare, lasciare andare, rilasciare, slegare, per scaricare o per liberare completamente. Veniva usato soprattutto, era un termine quando un debito veniva cancellato. Tu avevi un debito con qualcuno e il tuo debito era apremier, era slegato, sganciato. Oppure quando si scioglieva un contratto, tu avevi un contratto con un socio d'affari e il tuo contratto veniva slegato, veniva apeimi, perdonato. Parafrasi moderna potrebbe essere lasciare andare. Qui mi dicevo che il presente è lasciare perdere. Ora, al di fatto che Gesù ci chiede di perdonare, e vedremo nelle prossime predicazioni che cosa significa perdonare, vogliamo vedere che cosa significa per noi. Per cui la Bibbia definisce il perdono non tanto come un dare all'altro, ma come cambiare la nostra posizione. Per cui, mentre nel perdonare, forgive, c'è che noi diamo all'altro, qui invece noi proprio cambiamo la nostra posizione, solleviamo qualcuno, lo facciamo risalire dalla posizione in cui l'avevamo messo, perché se lo facciamo risalire significa che noi quando non l'avevamo perdonato, l'avevamo messo più in basso, più giù. Oppure lo sleghiamo, lo slanciamo, togliamo le catene, togliamo i legacci, togliamo le corde. E vedete che qui
concetto è differente perché non siamo più la parte offesa, ma siamo colui che ha messo delle corde, che ha delle catene, oppure che ha messo in basso. Per cui vedete che la cosa è diversa. Allora, vorrei vedere assieme a voi graficamente un processo, che è questo qua. Questo è uno schema, l'ho cercato, purtroppo non ce l'ho dovuto fare, l'ho fatto come una piramide, però è quello che gli antropologi dicono, quelli che studiano i comportamenti umani, hanno individuato 9 fasi del perdonare. I diagrammi si riferiscono normalmente all'amicizia barra matrimonio, ma vedremo che funzionano in tutte quante i casi, anche se tu non sei proprio amico o sposo o sposa la persona che ti ha offeso. Allora, vedete che qui ci sono varie fasi. Si parte dall'amicizia, supponiamo l'amicizia, c'è un'offesa, c'è una reazione all'offesa, la reazione all'offesa normalmente porta a una separazione, per cui, perché chiaramente quando qualcuno ti offende non è che ci vuoi andare a pranzo e a cena tutti i giorni, che porta a una separazione. Poi a un certo punto, e qui molte persone si fermano, separazione, io a sinistra, tu a destra, io a nord, tu a sud, io in Africa, tu in oceani, distanti l'uno dall'altro. Se dobbiamo perdonare, invece dobbiamo cominciare a fare dei gradini sulla piramide. Mi dai la prossima peggio? Devo fare i gradini, per cui all'inizio normalmente si dà un perdono condizionato, sì, io ti perdono però un attimo, ti perdono se, la frase è, ti perdono se tu mi chiedi scusa, tu fai questo, tu mi ridai i soldi, tu mi prometti che non lo farai più, eccetera, eccetera, tu è un perdono, è un perdono così, nel senso, è un periodo dove noi tendiamo a mettere sotto osservazione la persona prima di perdonare veramente. E questo va con un periodo dove tolleriamo, non è che proprio siamo di nuovo amici, lo tolleriamo, però tendiamo a stare un pochino, un passo di distanza. Se proseguiamo con questo, poi arriviamo a una vera riappacificazione, e a quel punto possiamo concedere il perdono davvero, perdoniamo veramente e ritroviamo l'amicizia. E questo è lo schema piramidale di come dicono che succede. Il perdono secondo la società è quello che si stabilisce tramite la scalata di questa piramide. E da qui capiamo perché è difficile perdonare. Perché come una piramide? È in salita. Cioè, presente la piramide di Cheope? Che è fatta tutte quante a gradini, per cui tu per arrivare alla sommità devi fare tutti i gradini in salita. Il problema è che noi spesso ci fermiamo su qualche gradino. Allora, non me lo devi confessare, pensa mentalmente di norma su quale gradino dopo l'offesa ti fermi. Ti fermi alla separazione? Oppure ti fermi al perdono condizionato? Oppure ti fermi alla tolleranza? Spesso noi ci fermiamo su qualcuno di questi gradini e non arriviamo mai più ad avere l'amicizia. È tutto in salita la piramide in questo caso. E noi, siccome viviamo in un mondo fisico, soffriamo della gravità che ci porta verso il basso, no?
Per cui ci vuole dispendio di energie, ci vuole di fare un gradino alla volta, insomma è ben faticoso. Però questo è lo schema del mondo, questo è uno schema antropologico. Fino adesso vi abbiamo mostrato il percorso come uomini. La Bibbia ci mostra un altro tipo di percorso. Allora, quello era il percorso secondo l'antropologia. Questo è il percorso che ha applicato Dio. Che ha applicato a Dio. Allora, Dio è partito dall'alto della piramide. Ricordate, Dio era un nostro amico. Dio è il nostro creatore, più amico di lui non c'è nessun altro. Poi noi chiaramente l'abbiamo fatta grossa con il nostro peccato. E per cui l'amicizia è stata interrotta. Che cosa ha fatto Dio? Dio ci ha concesso perdono. Non siamo stati noi che abbiamo fatto tutti quanti i gradini per riavvicinarsi, ma Dio, in sua completa autonomia, per sua decisione, ha deciso di perdonarci. È sceso al perdono, e poi vedete che qui c'è una freccia gialla, perché perché c'è la riappacificazione tra Dio e l'uomo, spetta all'uomo, perché l'uomo deve accettare di essere riappacificato. Dio mette a disposizione il suo perdono, ma tu lo devi prendere, Davide dice questo. Salmo 103,12: come lontano l'Oriente dall'Occidente, così anche egli ha allontanato da noi le nostre volte. Questo l'ha fatto di sua spontanea volontà. Noi non abbiamo fatto niente per meritare questa riappacificazione. Dio sceglie deliberatamente di scendere dalla piramide, perché sa che questo è quello che tende al vero perdono, al perdono vero, che è un processo che non procede dal basso, di un attimo indietro, è un processo che non procede dal basso, non tiene conto dei vari passi, ma tiene conto di chi è Dio. Dice Dio, dice: oh, io decido di mia spontanea volontà di scendere e di darti, di concedere. Non ci sono gradini da salire, ma ci sono gradini da scendere. E dovendo scendere, non ci sono tanti posti dove fermarsi. Capito? Il perdono di Dio non si può fermare da qualche parte, perché si può fermare quando è avvenuta la riappacificazione. Rimane un ultimo passo che vedremo alla fine, dopo la riappacificazione. Non c'è da andare a fare altri passi. Dalla prossima, mi dai la prossima slide? Colossesi 13:15: come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Allora, se quello è lo schema di perdono di Dio, se Paolo dice questo è quello che ha fatto Dio vi ha concesso il perdono, e allora così, alla stessa maniera dobbiamo fare noi. Come? Non usando la piramide dall'alto, ma usando il sistema, la piramide dal vertice verso il basso, per cui dall'amicizia interrotta al perdono. E vedremo poi cosa significa perdonare, se significa mettere qualche cosa in un cassetto, perché noi abbiamo perdonato e abbiamo il nostro torto, il torto che abbiamo subito l'abbiamo messo in un cassetto e l'abbiamo chiuso a chiave. Vedremo che è piuttosto bruciare il cassetto e tutta la cassapanca, tutto quanto. Vedremo anche la fisiologia del perdono. Vedremo quello che fisiologicamente accade nel nostro corpo quando non perdoniamo e quando perdoniamo, ok? Vedremo tutte queste cose. Io ho detto che
scendere dalla piramide è più facile, perché perché è più facile. Però attenzione, non ho detto che scendere dalla piramide è indolore. Per Dio è stato facile, non c'è il perdono, ma non è stato indolore. Non è stato semplice. Idea la prossima. Romani 5:10, prima parte dice: mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio Gesù. Vedete che non c'è stato nella mentre eravamo nemici, per cui eravamo qua giù con l'offesa, Dio, mediante, siamo stati riconciliati, riappacificazione, mediante Gesù. Per cui Dio ha bypassato tutti i vari passaggi attraverso Cristo. Attraverso Gesù. Dio ci ha perdonato, Dio è sceso da noi, è sceso da noi. Ma noi dobbiamo accettare il perdono che è frutto della croce. Colossesi 2, 13 e 14 dice così. La versione della parola in vita: a causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, voi eravate morti, ma Dio vi ha dato la vita in Cristo. Dio ha perdonato tutti i nostri peccati, cancellando l'atto di accusa contro di noi, che è stato tolto di mezzo, inchiodato alla croce. Guardate le parole che usa Paolo, cancellando l'atto di accusa. Che cosa significa? Che c'era un atto di accusa verso di noi. Dio proprio lo ha cancellato. Se Paolo dice: così come siete stati perdonati, dovete perdonare, alla stessa maniera vedremo che noi dobbiamo cancellare l'atto di accusa che abbiamo verso le altre persone, l'atto di accusa contro di noi, che è stato tolto di mezzo. Se noi vogliamo perdonare come perdona Dio, come ha perdonato Dio, ne dobbiamo togliere di mezzo il motivo della nostra inimicizia con l'altra persona per poter perdonare. E vedremo. Se dobbiamo perdonare, l'unica maniera con cui possiamo perdonare, perché altrimenti come uomini non possiamo, è inchiodato alla croce di Gesù. La croce serve anche come nostro strumento per il perdono. Mi dai l'ultima slide? Vedete che Dio, che c'era amico, c'è stato un perdono, e nel momento che c'è la riappacificazione, noi tutte le varie cose che facciamo come uomini, Dio non le fa. Dio torna subito all'amicizia. È una cosa poco umana, perché noi purtroppo tendiamo a dire: mi hai offeso, ah, io reagisco, e poi io mi separo da te. Poi un attimo, nel momento che tu ti riavvicini, ti do un perdono condizionato, un attimo, pensiamoci, vediamo se è il caso almeno di riappacificarci, e poi un pochino ti tollero, e poi piano piano, allora ritorniamo al perdono, arriviamo al perdono. Vedremo che Dio non è questo stesso. E come figli di Dio noi siamo tenuti a fare la strada di Dio verso il perdono, per due motivi: perché Dio lo vuole, è uno utilitaristico perché si fatica di meno, Dio ci conosce e sa come siamo fatti, sa che prima o poi, se noi per poter perdonare
dobbiamo fare tutta questa scala, alla fine come uomini ci stacchiamo e ci mettiamo seduti su un gradino. Allora lui ha detto no, no figli miei, no figli miei, non fate questa creatura che è troppo distante, fate come ho fatto io, perdonate, perdonate e li ha pacificati. Dio è sceso per pacificarsi con te. Dio ha superato tutte queste fasi del perdono, non le ha scelte per niente, te l'ha offerto gratuitamente per tornare ad essere tuo amico. E soprattutto Dio non ti accusa più dei tuoi peccati, e per perdonare tu vedremo devi fare la stessa cosa con chi ti ha messo. Questo lo vedremo nelle prossime puntate. Chi è stato perdonato deve perdonare. Questa è soltanto l'introduzione. Andiamo a cercare. Signore, grazie. Grazie di averci perdonato rapidamente. Grazie di essere sceso dalla piramide invece che salire. Grazie di averci concesso per primo il perdono. Grazie di averci preso quando eravamo ancora tuoi nemici e di averci perdonato. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita da qualche cosa che è stato detto oggi, prega insieme a me queste cose. Signore Gesù, io voglio perdonare. Io voglio imparare a perdonare come te. Voglio che tu mi insegni la tecnica di come posso perdonare. Io non voglio mettermi seduto su una parte, su uno scalino della piramide, ma voglio scegliere di scendere come te a perdonare. Per questo nelle prossime settimane io ti voglio aprirti il mio cuore. Voglio che tu mi metta davanti agli occhi le persone che ancora non ho perdonato, per sapere come posso perdonarle e quali sono le maniere giuste per perdonarle o per perdonarle. Ti chiedo di aprire il mio cuore e di mettermi davanti tutto quello che deve cambiare nella mia vita per dare il perdono completo. Questo te lo prego tutto quanto nel tuo santissimo nome, Signore Gesù. Amen.